Siamo con Bacchisio Pintus, capitano della Bittese. Allora Bacchisio, 0-0 oggi contro il Bosa, un bicchiere pieno a metà, diciamo. Risultato, diciamo, utile ma un po' stretto per noi, anche trovando una squadra molto attrezzata, abbiamo messo in campo. Diciamo che ti aspettavi una partita molto più tosta dalla nostra parte, non siamo riusciti a mettere il nostro carattere e la grinta giusta. Ecco, quindi secondo te è stata anche una questione di determinazione o di stanchezza, come ha detto il mister, che magari vi è mancata anche un po' di forza sulle gambe anche per il caldo? Il caldo ci può stare, ma c'era anche per loro il caldo. Sì, quello sì. Non ti aspettavi una squadra così dura? A livello di centrocampo ci hanno messo sotto e non siamo riusciti a uscire, ci mettevano in mezzo e ci arrivavano da tutte le parti, chiudevi, certo. E non riusciva a partire, lanci lunghi, cosa che noi in casa non giochiamo. Tra l'altro voi siete stati anche una squadra con uno dei migliori attacchi praticamente, che fate tanti gol e magari quando non vi fanno giocare poi non riuscite a trovare sbocchi, no? Ci è mancato anche un De Sena che ci dà la marcia in più. Certo. Dal centrocampo ti fa ripartire la squadra e troppo importante la sua assenza. Poi abbiamo Pida che non è al meglio, Calvisi un po' fuori ruolo. Ci sono tanti motivi di quelli. Tanti motivi, ma è anche la paura di perdere, di sbagliare. Sei lì, sei a un punto, ci mancano due partite e ora adesso devi lottare. Certo. Sì, e ti giochi tutto. Certo, sarà uno scontro diretto. Questo, secondo te, come dovete preparare questa trasferta? Anche loro sono una squadra molto grintosa che ci crede fino alla fine, no? Ma noi dobbiamo giocare da Bittese, non dobbiamo pensare al Rosé, dobbiamo pensare a giocare. E basta. Ecco, cosa significa come Bittese portare la fascia di capitano e guidare la squadra prima in classifica? La fascia di capitano è una cosa importante. Con la fiducia dall'allenatore, dalla società, del giocatore, quindi ti carica ancora di più. Però è difficile stare lì, perché grande responsabilità, insomma. No, non è essere la responsabilità di essere un capitano, è il fatto di che hai paura di sbagliare. Sei lì, siamo una squadra giovane. Certo. Di Bitti io sono, diciamo, uno dei più grandi e ho 26 anni. Questo la dice lunga, insomma. La dice lunga. Diciamo che però la forza è sempre stato il vivaio, quello della Bittese, anche in passato si è stati in eccellenza proprio grazie alle forze locali, alle risorse locali, quindi ancora una volta sarà determinante il vostro contributo, no? I giovani sono molto sono importantissimi, peccato che stiamo andando avanti e ne perdi sempre di più, a chi va a studiare fuori, perché siamo un po' anche a disagio a livello di perché siamo lontani da qualsiasi certo, posto. Certo. Quindi anche noi abbiamo ragazzi di fuori, di Bitti che studiano fuori, certo, e certo. Si allenano una volta alla settimana. Avete il fuoriquota di Nuoro, tra l'altro, questo è... No, il fuoriquota è di Nulla. Sì, di Nulla. Che giocava con l'Atletico Nuoro fino a poco. Sì. Ma abbiamo giocato anche contro il fuoriquota noi. Tre fuoriquota con partite importanti, è arrivato il Posa da qua, avevamo tre o quattro fuoriquota e ci mancava mezza squadra. Però c'era quella cattiveria, quella voglia di vincere, che ci sta mancando anche domenica scorsa, il fatto del Tonara di arrivare qui. Un episodio ha cambiato tutto, hanno perso la testa perché anche in 9 ci hanno dato filo da torcia, certo, fino certo. Alla fine. Ecco, dei difensori del campionato, c'è qualche nome che ti piace segnalare delle altre squadre che hai visto? Non mi ricordo il nome, a me mi piace molto un ragazzo di Arborea, non mi ricordo, difensore centrale. Aiutami, sì, un ragazzo alto. Vettore, esatto. I due Vettore, perché sono due ragazzi, cioè che sono due cugini. Mi sono piaciuti tutti e due. Bravi e ordinati. Poi ci sono sempre i soliti, vai, i difensori del Posada. Conto, certo. Che giocano più sul fatto fisico che certo. Sul fatto tattico. Tranne Luigi Conti, che è un gran giocatore. Per chiudere ti chiedo, Bacchisio, qual è la rivale che temi di più in queste ultime due giornate? Io ho paura di noi stessi, la verità, perché le abbiamo incontrate tutte e in casa non stecchiamo quasi mai. Oggi
ci è mancata queste due, le ultime partite con la marcia in più, perché adesso vai a Rosei e ti giochi tutto, ti giochi tranquillo, se va, se no ti mangerai le mani. Certo, ma ci sono sempre i playoff comunque. Playoff è sempre una lotteria. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Bacchesi Pintus, capitano della Bettes. Bacchesi, in bocca al lupo per questo tiro. Non metterla in rete questa cosa. Perché? Sto scherzando. non è una minaccia, naturalmente. Noi ringraziamo Bacchesi e ovviamente in bocca al lupo per queste ultime due gare, insomma, speriamo che. Speriamo bene. Possiate ottenere il massimo. Grazie.